per Letta, la delibera proposta, queste cose sono state messe a disposizione dei consigli comunali. Ci resta sulla prova, ci si alza una prova, approvato all'unanimità dei presenti. Allora, passiamo. Carlo Cipri, riconoscimento tecnico fuori bilancio, consiglio comunale, sentenza del 2017, in favore di Ferrara Rosa e Giuseppe Bruno, importo 119.155. Prego. Allora, anche in questo caso si tratta di una sentenza, abbiamo un parere favorevole del Comune di Revisione, che è stato reso il 6 luglio 2018. Allora, metto l'ultima proposta, chi resta seduta a prova, chi si alza con la prova, approvata all'unanimità dei presenti, 15 voti a favore. Passiamo al sesto capo, all'ordine del giorno. Riconoscimento in favore di Giancarlo Giuliano Zoppa, erede di San Proprietario Massimo Antonio, importo di €489.373, proposta di 88 del 17/5/18. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a sentenza, anche in questo caso abbiamo un parere favorevole del Collegio delle Revisioni. Si dovrà procedere alla votazione. Reso in data 30 maggio 2018. Allora, metto all'ultima proposta, chi resta seduto a prova, chi si alza non approva. Le dichiarazioni di voto del consigliere Salma. Presidente, chiedo scusa forse allontanandomi perché stavo un po' arrabbiato, mi sarà saltata il punto 5, perché penso che adesso sei saltato direttamente al punto 6, a meno che già l'avevi votato, quindi mi è saltata. Chiedo scusa. E su questa delibera di riconoscimento, sempre sapendo per certo che tutti i consiglieri l'hanno letta, l'hanno vista e hanno guardato le carte, però voglio ricordare a me stesso e a questa amministrazione che stiamo pagando e stiamo riconoscendo un debito di €489.000, quindi ai danni dei cittadini casoriani, per una delibera, caro Enzo, che riguarda una sentenza del 1990, il che significa appena 28 anni fa. Sono contento che siete contenti. Vi faccio semplicemente notare che con il fatto che le carte alla Corte dei Conti non si mandano, il sottoscritto aveva chiesto sia in Commissione che in Consiglio Comunale di allegare alla scheda dei debiti fuori bilancio chi fosse stato materialmente l'artefice del debito, perché questa amministrazione, vista che l'amministrazione della trasparenza e della legalità, dovrebbe applicare, visti i soldini che abbiamo dato ai dipendenti che facevano parte dell'ufficio della Tura. Chiedo scusa, io la devo interrompere e le spiego che le spiego che noi su questo argomento siamo intervenuti decine di volte.
le abbiamo detto, cioè gli è stato detto in tutte le lingue, che chi ha competenza nell'accettare la responsabilità e ha contro qua è un tribunale che lei ce l'ha in non intervento. Io non intervento, non vorrei giudicare, ma sono arrivati contro la anche gli altri, lei e gli altri. Lei non è possibile che ogni capo, interessato la stessa cosa, perché ha visto un cosa cosa. Ora a un certo punto hanno intendere, e a questo punto mi hanno indicato io, come colui che consente tutto questo, oppure anche la valuti. Cioè, è la Corte dei Conti che accetta le responsabilità. E io ancora una volta, Presidente, le faccio presente che siete stati invitati almeno una quindicina di volte dai revisori dei conti a mandare le carte alla Corte dei Conti. Per cui probabilmente, nonostante io sia ripetitivo, nonostante io ve lo dico ogni consiglio comunale, nonostante io ve lo dico ogni volta, voi le carte non le mandate. C'è tutto in delibera. Che c'è scritto nella delibera non significa che li mandate. E quindi i responsabili fino ad oggi non hanno pagato e non pagheranno perché voi non siete in grado di fargli pagare, anche probabilmente gli pagheremo qualcosa per quello che non hanno fatto. Grazie. Grazie. Passiamo al punto.